Accendo. Buongiorno, siamo qui al primo incontro di Flash Forward, responsabilità e innovazione dell'impresa. È un progetto, appunto, laboratorio al basso, progettato, ideato e realizzato da SEI, che appunto è un'associazione di promozione sociale che si occupa di cittadinanza attiva, di ambiente, di appunto responsabilità sociale, di politiche attive di cittadinanza, di tutto ciò che possa essere la creazione di una comunità e di una cultura di impresa anche orientata al sociale e al rispetto di quelli che sono i diritti delle persone, di quello che possa essere lo sviluppo umano, del capitale umano e di quelli che sono i territori. Quindi un approccio integrato, quello che possa essere tutta un'idea di progresso e di sviluppo che non sia solo limitata all'ambito economico, ma coinvolga invece tutte le sfere, le componenti, a partire da appunto dalle risorse umane. L'idea di base, quello che vado a esporre, è l'idea di base che regge il laboratorio del basso e quello che è il programma di massima, perché poi a esplorare e introdurre quello che è il tema specifico della responsabilità sociale e impresa ci penserà la dottoressa? Marchese. No, nel senso la dottoressa, no? Dottoressa. Chiedo il titolo, la dottoressa Marchese, che Non che sia appunto. molto importante. No, vabbè, ci tengo ai titoli. Che appunto è un esponente di Avanzi, che appunto è una società di consulenza che appunto come core business, come attività, quella di offrire consulenze sulla responsabilità sociale. L'idea nasce appunto da un terreno comune di incontro condiviso tra tutti i componenti dell'associazione, che ognuno nei suoi ambiti di specializzazione, appunto ci occupiamo dei diversi ambiti, delle sfaccettature della responsabilità sociale, perché c'è chi si occupa appunto di comunità e di integrazione, c'è chi si occupa di welfare aziendale, c'è chi si occupa comunque di fornire consulenza per la creazione di reti, di comunità e di incentivazione a quelle che sono le iniziative di cittadinanza attiva. L'ambito è vasto e affrontato poco, soprattutto in quello che è attualmente il territorio brindisino. L'idea è anche di sviluppare il laboratorio a Brindisi, appunto per venire incontro a quella che è una mancanza di competenze, di know-how, di base, perché spesso si ignora completamente quello di cui si parla. Appunto sul tema in questione, o spesso lo si affronta da un punto di vista molto assistenzialistico, nel senso che la responsabilità sociale dell'impresa è vista come un ideale di un'elite di idealisti che in realtà non ha ricadute pratiche su quello che è il territorio, che magari confligge con le logiche del mercato, che magari confligge a volte anche con quelle che sono le esigenze economiche. Questo non è più vero. Mi viene in mente il recente caso appunto di una nota fabbrica di Piumini che ha subito conseguenze economiche da quella che all'apparenza può essere una semplice mancanza di etica nel rispetto appunto degli animali. Uno dei pochissimi esempi, io personalmente mi occupo più di welfare aziendale ed è strabiliante scoprire come il rispetto, l'etica, nelle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore non è solamente un punto, una questione morale, di scelta individuale, ma ricadute pratiche su quello che è la produttività, su quello che è l'approccio appunto alla realizzazione dell'impresa, su quelle che appunto possono essere diverse sfaccettature, atte a eliminare conflitti aziendali, atte a creare un clima migliore che ha ricadute poi sotto una varietà enorme di aspetti, tra cui non ultimo la reputation dell'azienda che ha la possibilità di attirare i migliori talenti, di tenerli, di non disperdere il know-how acquisito e quindi di crescere implementando quelle che sono le risorse, che poi alla fine un'azienda così se non l'insieme di una serie di persone che mettono le proprie competenze, la propria volontà anche al servizio di un'idea, di un obiettivo comune, senza ovviamente tralasciare l'aspetto economico. Il laboratorio quindi punta a creare un minimo, perché non abbiamo ambizioni elevatissime,
ci rendiamo conto che la situazione non è favorevole dal punto di vista economico e che quindi magari è anche, sembra anche un po' eccessivo pretendere che all'improvviso tutti gli operatori economici decidano di adeguare la propria attività a quelle che possono essere determinati standard. Magari risulta anche complicato pretendere che si improvvisamente il clima possa cambiare, ci rendiamo conto di quelle che sono difficoltà. Questo è un primo passo, un scopo a scopo informativo, per comunque rendere edotti tutti quelli, cominciare a parlarne, cominciare a parlare dell'argomento. Lo scopo complessivo, appunto, ha un breve accenno alla struttura che ospita appunto il laboratorio, che è nata da pochissimo, siamo riusciti a farlo avanti in tempo, è uno spazio co-working, inaugurato venerdì, quindi non è neanche una settimana di vita, che a sua volta rappresenta un ambito di quella che è la volontà di creare spazi condivisi di crescita, in maniera tale da mettere in comunicazione le idee delle persone allo scopo di creare qualcosa che vada oltre. Chiudo con una chiosa finale che rappresenta un po' la sintesi, penso che c'è la base di tutto, working, l'operato di sei e l'operatore di sé stesso. La vision, l'idea è quella di andare oltre un approccio dialettico che spesso non viene neanche tenuto in considerazione, visto che spesso ci si confronta e si scontra, soprattutto. Andare oltre un approccio dialettico di mediazione, semplice scambio di prestazioni o di richieste, un bilanciamento di interessi che spesso è somma zero. L'idea è quella di un approccio dialogico, di confronto e di scambio di idee sulla creazione di una prospettiva diversa, innovativa, che possa andare oltre quello che è il problema attuale e magari a volte prevenirlo nella prospettiva di creare valore aggiunto, cioè che vada oltre quella che è la singola somma delle persone, ma che possa creare una prospettiva e un'idea diversa di quello che andiamo a fare. Grazie. Grazie molto della presentazione e colgo l'occasione anch'io per aprire con un ringraziamento agli organizzatori dell'iniziativa per averci coinvolti in questo percorso interessante di workshop sugli argomenti che girano intorno alla responsabilità sociale d'impresa e in più in generale alla promozione di uno sviluppo inclusivo del territorio. Due parole soltanto su Avanzi, che è l'organizzazione per cui io lavoro, che come accennato prima è nata come think tank, come centro di ricerca e società di consulenza dedicata esclusivamente ai temi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa, inizialmente dello sviluppo sostenibile e poi della responsabilità sociale d'impresa, perché quando è nata di responsabilità sociale d'impresa ancora si parlava molto poco o direi quasi niente. Queste due componenti, quella della ricerca e della consulenza, sono rimaste e si sono però progressivamente rinnovate perché sono passati un po' di anni e focalizzandosi maggiormente sul tema dell'innovazione sociale rispetto all'inizio. E a queste si sono aggiunti due tasselli che sono quello che noi chiamiamo Habitat, che è sostanzialmente la gestione di uno spazio di co-working, che è forse qualcosa di più di uno spazio condiviso di lavoro, nel senso che c'è questo elemento, però nella nostra sede cerchiamo anche di selezionare le organizzazioni che condividono lo spazio con noi in modo tale da riunire sotto lo stesso tetto delle organizzazioni che almeno potenzialmente potrebbero collaborare e creare quindi delle sinergie interessanti. Quindi questo può essere anche un modo di vedere il co-working rispetto magari alla classica condivisione di uno spazio per ragioni di efficienza o di praticità. E l'ultimo tassello, ma sicuramente non l'ultimo in ordine di importanza, è quello dell'incubazione.
sono alcuni anni che ci siamo dedicati, aprendo anche una società ad hoc per fare questo, sostanzialmente all'incubazione di nuove start-up che abbiano come missione diciamo, un alto valore sociale e ambientale. Quindi non, mentre nella responsabilità sociale di impresa parliamo più che altro di integrare un certo tipo di valori, un certo tipo di considerazioni in un modello di business tradizionale, con l'incubazione invece supportiamo giovani realtà o giovani idee, indipendentemente dalla gioventù o meno di chi le partorisce, a diventare impresa. Idee che devono avere un valore sociale o ambientale, più delle volte entrambe le cose. Quindi questa è un po' diciamo, la galassia in cui ci muoviamo, giusto per dare una presentazione. Adesso non mi dilungo molto sulle specificità poi degli singoli ambiti. Questo primo laboratorio dal basso è dedicato a un'introduzione, come dicevamo prima, al tema della responsabilità sociale di impresa. Magari un pochettino più avanti faremo una breve presentazione di ciascuno così ci conosciamo meglio. Adesso però, visto che siamo andati un po' avanti col tempo, comincio a presentarvi la mappa mentale, diciamo, di queste 2 mezze giornate che andiamo a passare insieme. Oggi vorrei mettere in fila un po' di concetti e di definizioni, non tanto per essere noiosa, anche se forse sarò anche un po' noiosa, ma per fare quella chiarezza che giustamente è stato ricordato prima essere importante per capire poi di che cosa stiamo parlando, cioè co cosa è responsabilità sociale, cosa è invece altre cose, magari anche meritevoli, ma differenti. Poi cercherò di darvi un'idea di come si può articolare un percorso di responsabilità sociale all'interno di un'organizzazione. Uso il termine organizzazione e non azienda volutamente perché non ci dedicheremo solo alle aziende, ma magari parleremo anche di altri tipi di organizzazioni. Faremo un focus su 2 delle fasi, o meglio, una veramente delle fasi di questo percorso, che è la prima, cioè l'analisi e la pianificazione. Domani, o comunque vedremo un po' con i tempi come sarà meglio organizzare la divisione dei temi, comunque altri temi che affronteremo saranno quelli della rendicontazione, del bilancio sociale. E poi mi piacerebbe dedicare uno spazio, compatibilmente col tempo disponibile, ad alcuni diciamo, alcune frontiere verso cui la responsabilità sociale si sta evolvendo, proprio perché penso sia importante anche buttare l'occhio un po' più avanti. Nel corso di queste 2 giornate, la parte, diciamo, di teoria, fra virgolette, sarà intervallata sia da esempi pratici, da case history, fra le quali ho cercato di selezionare sia alcune realtà magari più grandi o realtà più piccole, pubbliche e private, un po' diverse, in modo che possiate vedere degli esempi da mondi differenti, e cercheremo anche di fare un po' di lavoro di gruppo. Mi piacerebbe non essere solo io a inondarvi di parole, ma cercheremo di magari di ragionare un po' insieme, di fare alcune esercitazioni insieme. Naturalmente, se ci sono domande, fermatemi anche, alzate la mano, insomma, segnalate durante la lezione. E direi partirei con l'inizio dei contenuti. Allora, in questo schema ho cercato di ricordare alcune parole chiave che troveremo in questi giorni e che troverete, penso, anche nei seminari che seguiranno. Cercheremo nel corso di questi 2 giorni di chiarire un attimo il significato di tutti questi tasselli e vi lascerò poi magari anche del materiale, insomma, che può essere utile. Partirei innanzitutto da un elemento che è quello dello sviluppo sostenibile, che a mio modo di vedere costituisce comunque un prodromo fondamentale di tutto quello che andiamo a dire, di conseguenza, e che andrete a dire anche nei successivi
seminari. Non so quanti di voi abbiano dimestichezza con questo tipo di argomento, comunque lo sviluppo sostenibile è un concetto che ha le sue radici nelle scienze naturali, dal quale mutua l'idea che il mondo, cioè il pianeta Terra, è un insieme definito in cui le risorse non sono infinite, quindi non infinitamente consumabili perché non infinitamente sostituibili. Questo concetto che oggi per lo più va per la maggiore in realtà, anche se magari non sempre lo pensiamo in maniera così precisa, così strutturata. Quando è stato formulato è stata una rivoluzione. Parliamo degli anni 60-70 circa, ora che si è poi strutturato meglio. Teniamo presente che entrava, diciamo, nell'elaborazione accademica e poi nella politica, in un periodo in cui il mantra, generale, quindi diciamo, la nota di recita generale, era quella del liberismo più sfrenato. Quindi proprio l'idea contraria, crescita all'infinito con consumo senza preoccuparsi, basta che la bilancia sia sempre in attivo, stringendo. Quindi lo sviluppo sostenibile arriva invece a dire attenzione, bisogna considerare comunque che abbiamo dei limiti. La definizione più nota di sviluppo sostenibile è quella che ritroviamo nel cosiddetto rapporto Brundtland, che definisce sostenibile quello sviluppo che non impedisce un'eguale possibilità di sviluppo da parte delle generazioni successive. Quindi è un concetto molto ampio che introduce però questa attenzione. Quello che farai oggi influirà sul domani, il tuo sviluppo è sostenibile solo se consente anche alle persone che esisteranno domani di svilupparsi come tu hai potuto fare oggi. Da qui adesso non faccio una lunga lezione sullo sviluppo sostenibile, anche se ne potremmo parlare per giornate intere, perché è un concetto tutt'altro che vecchio. Discendono almeno due modi di considerare l'argomento, uno cosiddetto debole e uno cosiddetto forte. Cioè, quello debole sostanzialmente consta nel dire io faccio quello che mi pare, ma entro quel limite, cioè comunque mi fermo quando non posso andare oltre, no? Quello forte è invece quello di diciamo, integrare questo tipo di mentalità all'interno della forma mentis, che è poi anche quella di azione di un'organizzazione. Ed è sicuramente questa seconda che sta alla base di tutti i discorsi che faremo oggi e che farete nei prossimi tempi. Quindi passerei adesso alla responsabilità sociale d'impresa, cercando all'inizio di tenerci un po' liberi rispetto alle definizioni che ne vengono date poi sui documenti ufficiali, che poi andremo comunque a vedere, però cerchiamo di capire da dove sono nati quelle frasette che poi troviamo nei documenti della Commissione europea, eccetera. Cosa vuol dire essere socialmente responsabili? E cosa quindi poi finirà per voler dire per un'organizzazione? Ma essenzialmente una cosa a un tempo molto semplice da dire e molto difficile da fare, a mio modo di vedere, cioè sostanzialmente che noi siamo responsabili, e quindi un'organizzazione è responsabile, di tutto il male che produce e di tutto il bene che non fa, tanto per cominciare. Verso chi? Verso tutti coloro che vengono in qualche modo toccati dall'attività dell'impresa, in maniera positiva o in maniera negativa. Quindi molto semplice in teoria, io faccio una cosa, tu ne subisci delle conseguenze, positive o negative che siano, siccome la cosa l'ho fatta io ne sono responsabile, niente di più semplice da dire, molto difficile da tenere in considerazione effettivamente mentre io agisco come singolo e ancora di più come organizzazione e soprattutto quindi che cosa faccio? Queste sono un po' le domande di fondo, che andremo a sviscerare nel corso di queste giornate. Non saremo probabilmente in grado di dare sempre delle risposte precise, però diciamo che questo ci serve
per acquisire una forma mentale, ci serve per acquisire un framework logico all'interno del quale un'azienda, un'organizzazione, se lo applicasse, probabilmente cambierebbe alcune cose del modo in cui poi analizza, pianifica e quindi agisce. Allora, innanzitutto un altro elemento che è mutuato direttamente da, diciamo, dall'elaborazione sullo sviluppo sostenibile è l'abitudine a suddividere le dimensioni che prendiamo in considerazione con la responsabilità sociale di impresa in tre macro ambiti che sono stati anche ricordati nella presentazione prima: economico, ambientale e sociale. Ci teniamo buone queste tre sfere perché sono vere e perché sono interessanti anche ai fini di organizzare il pensiero, consapevoli però che sempre più queste tre dimensioni sono fortemente interrelate. E a volte non è così facile dire se una decisione sia sociale o economica, ambientale o sociale, quindi chiaramente tutto quello che noi diciamo oggi diciamo, lo tagliamo un po' con l'accetta perché ci serve per prendere i parametri, nella realtà poi le cose si sfumano e probabilmente lo vedremo anche quando affronteremo degli esempi pratici. Ancora un paio di cose generali, dopo scendiamo più nel concreto. Allora, perché un'impresa o un'organizzazione si dovrebbe comportare in modo socialmente responsabile? A questa domanda possiamo dare almeno tre risposte. Uno è perché deve, uno è perché le conviene, un'altra è perché è giusto. Queste tre risposte possono essere alternative fra loro o in alcuni casi convivere. Perché deve, che cosa significa? Vuol dire quindi che è una questione di diritto, cioè deve perché c'è qualcuno che glielo impone, tipicamente il legislatore, le istituzioni. Okay? La risposta, quindi se io sono socialmente responsabile perché devo, il modo per farmi diventare sempre più socialmente responsabile sarà varare norme sempre più stringenti. Okay? Non sto dicendo che è un modo efficace, è un possibile modo di vedere le cose. Okay? Io personalmente ho qualche dubbio. Oppure perché le conviene. Quindi, che cos'è? Diventa una questione di management. Cioè, questo è, peraltro è il ragionamento più ovvio per un'azienda o in realtà per un'organizzazione in generale. Che cosa faccio? Faccio quello che mi conviene fare. Come l'acqua va dall'alto verso il basso, se la lasciamo fare, tendenzialmente un'organizzazione tende a fare quello che le conviene. Ok? Quindi è una questione, in questo caso, di management. E come la risolvo? Cioè, come la risolvo? Come la gestisco? Come la affronto? Con un'autoregolamentazione, che può voler dire tante cose. Un'autoregolamentazione strutturata, scritta, con dei codici, dei documenti, o a volte anche semplicemente con delle prassi, che di fatto vanno a costituire un corpus di norme non scritte all'interno di un'organizzazione, ma sono comunque autodate e autoagite. A questa famiglia appartengono molte delle cose che noi andremo a vedere in questi due giorni e anche molte delle cose che vedrete nelle prossime lezioni. Oppure, ultima, perché è giusto. Questo può farci sembrare forse un po' idealisti e un po' ingenui, però è in realtà la motivazione che attecchisce di più nel profondo questa. È quella che ha dalle possibilità di sviluppo maggiori. Se ci pensiamo, ci viene più facile probabilmente immaginarlo su di noi come persone, quante volte facciamo delle scelte semplicemente perché le riteniamo giuste e magari ci converrebbe di più fare un'altra cosa, ma noi non la facciamo.
In un'organizzazione ci viene magari un po' più difficile capire come può funzionare, però esiste e come ci lavoriamo su? Ci lavoriamo su attraverso tutto quel grande mondo di dinamiche che stanno sotto il cappello del controllo diffuso. Questo è un ambito molto delicato, quindi questa terza, che sembra un po' astratta, si può tradurre in qualcosa di molto pratico e soprattutto di molto concreto, più che pratico, forse è la parola più giusta, perché va a toccare profondamente una variabile essenziale intorno a cui gira tutta l'economia, che è quella della fiducia. Lo stiamo vedendo in questi anni di difficoltà e di crisi, che è forse una crisi un po' più seria di quello che avevamo pensato all'inizio. Un elemento che manda a gambe all'aria tutto il sistema è la fiducia che si spezza. Per quanto possa sembrare strano o per quanto possa sembrare un elemento leggero, quando non c'è più nessun tipo di fiducia del consumatore rispetto al sistema economico, del cittadino verso le istituzioni, delle istituzioni verso il cittadino, sappiamo bene che non c'è più motivo per far funzionare le cose. Quindi se prima funzionavano male, possiamo anche dire adesso non ci proviamo neanche più. Quindi questo in realtà è molto concreto, ma è molto sottile, molto difficile da diciamo, inquadrare in una teoria di management, però è molto importante. Ancora un paio di concetti. Quando si parla di responsabilità sociale di impresa, a volte si fa un po' fatica a capire di che cosa si stia parlando, perché è un ambito molto vasto. Può toccare i temi più diversi, e proprio per questo c'è anche a volte la tendenza a imporre una regolamentazione in modo tale che almeno quelle cose lì sappiamo che devono essere fatte. In realtà bisogna un pochettino stare attenti, nel senso che volendo tracciare una mappa logica diciamo dell'area di appartenenza dei comportamenti di un'organizzazione, potremmo tracciare questa freccia che vediamo su questa slide, cioè abbiamo un'area sotto la quale il comportamento è semplicemente illegale, e questo non ha niente a che fare con la responsabilità sociale di impresa. Quando un comportamento è illegale, viola le norme che sono state definite dalla comunità, è un problema molto serio, va perseguito, però non ha molto a che vedere con la responsabilità sociale di impresa. Poi abbiamo una parte che è di legalità, cioè io faccio quello che devo, cioè sono a posto, non violo nessuna norma, e questo ancora non è socialmente responsabile. Va bene, bravo, non hai violato nessuna norma. La responsabilità sociale d'impresa è tutto ciò che viene in più rispetto a questo. Quindi è uno sforzo in più al quale nessuno ci obbliga col forcone. Quindi torniamo a quello che dicevamo prima, cioè perché lo voglio fare, cioè lo faccio o perché ritengo che mi convenga o perché ritengo che sia giusto. Ok? E questa forse è una delle cose che fanno sì che la responsabilità sociale d'impresa sia difficile da promuovere attraverso gli strumenti istituzionali. Perché si parla tanto di responsabilità sociale d'impresa? Un pochettino l'abbiamo già detto, io adesso non seguirò le slide in maniera proprio pedissequa, e poi queste ve le lascerò, che possono essere, diciamo, una traccia anche per voi a seguire. Però si parla tanto di responsabilità sociale d'impresa perché ci sono, stringi stringi, tanti problemi sociali, ambientali, che in qualche modo si capisce,
cioè rispetto ai quali si capisce che le imprese potrebbero fare qualcosa. La teoria della responsabilità sociale d'impresa nasce infatti diciamo, originariamente in un contesto anglosassone di grandi imprese tendenzialmente multinazionali, comunque imprese molto grandi, dove effettivamente si è cominciato a comprendere che imprese così grandi producevano di fatto un impatto sociale molto elevato. Questo era forse meno visibile in imprese piccole, anche se come sappiamo, visto che viviamo in un paese composto essenzialmente da imprese piccole, in realtà c'è e come, però era forse un po' più nascosto, un po' meno facile da formulare. In un contesto come quello anglosassone è stato invece possibile isolare il fenomeno, diciamo, un po' come se fossimo in laboratorio, e quindi ci si è resi conto che delle imprese molto grandi avevano un impatto molto forte su una serie di tematiche. Qui ne ho richiamate alcune, quindi le crisi ambientali sono connesse anche al comportamento delle aziende, e come? E quando abbiamo di fronte una grande multinazionale che opera in un settore a elevato impatto ambientale, questo ci risulta assolutamente evidente. Le imprese hanno a che fare anche con il welfare in tanti modi, e lo vedrete in un seminario addirittura dedicato a questo. Quindi, insomma, l'idea che le imprese siano, cioè il comportamento delle imprese possa influire positivamente o negativamente su alcune dinamiche sociali molto serie e molto gravi, ha portato a far alzare l'attenzione sul tema della responsabilità sociale d'impresa. E adesso veniamo alla famosa definizione che dicevamo prima. Allora, la Commissione europea nel 2011 ha rivisto la sua definizione di responsabilità sociale d'impresa, definendola come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. Una definizione lapidaria che è di un'ampiezza incredibile e che secondo me è ancora più interessante se viene letta dopo aver visto qual era la formulazione precedente. Cioè, nel 2001 la Commissione europea aveva già dato una sua definizione di responsabilità sociale delle imprese, definendola l'integrazione volontaria di preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, cioè intesi gli interlocutori dell'azienda. Vediamo che è una definizione molto più soft. È una definizione che ci dice la responsabilità sociale d'impresa è qualcosa che, se vogliono, le imprese possono fare per avere un rapporto migliore con i loro stakeholder, poi vedremo cosa sono, cioè con i propri interlocutori, preoccupandosi delle questioni sociali e ambientali di cui è all'origine. Questa definizione aveva dato, diciamo, spinta, cioè il fatto che esistesse una definizione, quindi un riconoscimento alla Commissione europea, aveva rappresentato una forte spinta allo sviluppo di pratiche di responsabilità sociale. Però aveva anche questo tipo di formulazione in particolare creato un malinteso. Cioè, il malinteso qual era? Visto che sono pratiche volontarie, io mi posso preoccupare o non preoccupare di queste cose, tanto per cominciare. In secondo luogo, diciamo, la tendenza era quella a considerarle una serie di buone pratiche. Allora, se io sono particolarmente bravo, allora sto anche attento all'inquinamento che produco, sto anche attento a incentivare i miei dipendenti in un certo modo, però è una roba in più, ok? Non era questa ovviamente la volontà della Commissione nel dare quella definizione, però
secondo me questo passaggio dalla quella prima definizione così un po' vaga, un po' aperta, a una definizione, ripeto, lapidaria come quella del 2011, ci fa capire anche per che percorso ha fatto questa teoria. Visto che non parliamo di un'elaborazione accademica, ma parliamo della più importante istituzione europea sostanzialmente, non si occupa di teorie, quando dà una definizione la dà perché poi mette in pratica una serie di altri strumenti di tipo normativo, di tipo incentivante, cioè quando dà una definizione poi la recepisce all'interno di un quadro di pianificazione europeo che ha sempre delle grosse ripercussioni su tutti i paesi membri. Quindi secondo me è interessante, non solo secondo me, cioè è noto, che è interessante questo salto dalla considerazione, dall'accento sul fatto che siano pratiche volontarie, che quindi io me ne posso preoccupare o no, al fatto che la responsabilità sociale delle imprese è la responsabilità per l'impatto che tu hai. Tu sei l'impresa X, apri i cancelli la mattina, produci un impatto, tu ne sei responsabile, punto. Ok? Che ci sia una legge o non ci sia una legge, che ci sia, tu comunque, quello è responsabilità sociale d'impresa. Sono state date poi anche altre definizioni che pongono l'accento magari su degli aspetti diversi, anche se non sono in contraddizione con questa definizione. Una delle più note è che diciamo, vi riporto perché è importante per tutto il discorso che andremo a fare dopo, è quella di legata alla teoria degli stakeholder. Innanzitutto, adesso non so se sono tutte definizioni che conoscete già, casomai ditemelo se dico delle cose scontate, però che cosa sono gli stakeholder? In senso stretto sono tutti quegli individui che sono impattati dalle attività di un'organizzazione. In senso positivo o in senso negativo, che siano essi all'interno o all'esterno dell'organizzazione. Tanto per fare alcuni esempi pratici, i clienti sono sicuramente per quasi tutte le organizzazioni uno stakeholder chiave, così come i soci o azionisti, dipende dalla forma dell'organizzazione, quindi coloro che detengono dei pezzi dell'organizzazione. I dipendenti sono il più classico degli stakeholder interno, degli stakeholder interni, scusatemi. E poi tanti altri a seconda del tipo di organizzazione, i fornitori, le comunità locali, le istituzioni, dipende molto dalle specificità dell'azienda. Perché è importante questo passaggio? Prima abbiamo detto che la responsabilità sociale delle imprese è la responsabilità delle imprese per il loro impatto nella società o sulla società. Questo passaggio, secondo passaggio è importante perché ci fa capire attraverso che cosa passa questa responsabilità, cioè per diciamo, la forma mentale, diciamo, della responsabilità sociale d'impresa, un impatto, così come un diritto o un'aspettativa, hanno la possibilità di essere prese in considerazione in quanto ci sia qualcuno che se ne fa portatore. Proprio perché non è una teoria astratta, o diciamo, una teoria di tipo esclusivamente scientifico, è una teoria di carattere economico-sociologico, diciamo, per cui la componente del portatore dell'interesse è fondamentale. Tutto si muove in una dinamica fra soggetti. Okay? Poi naturalmente ci sono alcuni diritti, diciamo, o comunque questioni che hanno dei rappresentanti che non sono così immediatamente percepibili, ma se li prendiamo in considerazione è perché un rappresentante esiste. Mi spiego. Con i clienti è abbastanza facile capire, cioè o sono i clienti che si rivolgono a noi in maniera diretta per
noi azienda, no, oppure noi azienda ci rivolgiamo a loro in maniera diretta, oppure possiamo avere degli intermediari come possono essere le associazioni dei consumatori o altri organismi analoghi, però diciamo che c'è un dialogo abbastanza chiaro, cioè chi sono i soggetti è abbastanza chiaro. A volte invece è più difficile capirlo con stakeholder come l'ambiente o le generazioni future. Prima abbiamo visto che comunque sviluppo sostenibile tira in ballo le generazioni future e che anzi tutto si regge su questo, cioè si regge sull'idea che non siamo qui per distruggere e andarcene, ma per lasciare qualcosa che non sia peggiore di quello che abbiamo trovato. Quindi queste, diciamo, l'importanza delle generazioni future è fondamentale per tutta l'architettura della questione. È meno chiaro forse chi ne sia il rappresentante. Lo stesso per l'ambiente. In realtà l'ambiente da solo non si difende, diciamo, no? Cioè, a parte l'ipotesi che si difenda con i cambiamenti climatici, però diciamo non c'è un'interazione razionale come quella che noi conosciamo con un linguaggio intelligibile. Ciò nonostante ci sono una serie di soggetti che si fanno portatori di quel tipo di problematica. Forse uno dei più famosi è quello delle associazioni ambientaliste, ma ne esistono anche tanti altri. Se io penso per esempio a un organismo come l'IPCC dell'ONU che si occupa dei cambiamenti climatici, penso che sia un interlocutore molto autorevole per qualunque tipo di organizzazione su questo argomento. E poi via andare, no? Quindi questo per... diciamo, per cercare di mettere in un quadro un pochettino più dinamico la questione. Quindi la responsabilità sociale di impresa, la responsabilità di un'organizzazione per i suoi impatti sulla società, quello che io ne riesco a prendere attraverso gli strumenti che andremo a vedere è quello che in qualche modo può essere affermato, difeso, dichiarato, portato avanti da qualcuno degli stakeholder dell'impresa, che possono essere i suoi azionisti, possono essere i suoi dipendenti, i suoi clienti, i suoi fornitori, le comunità dove quell'organizzazione agisce e anche le istituzioni e tanti altri. In base a questa idea, diciamo, che vi ho cercato di esprimere in maniera non particolarmente scientifica, un modello di governance allargata dell'impresa. Io adesso non starei a dilungarmi molto su questo, però diciamo che per essere molto concreti, visto che tutto ciò che accade di rilevante in tema di responsabilità sociale di impresa passa attraverso l'interazione fra i portatori dei diversi interessi, questo insieme, questo agglomerato di relazioni può essere adeguatamente governato e organizzato in un sistema di governance, quindi un sistema di governo dell'impresa che è completamente diverso, se ci pensiamo, rispetto al classico modello di governance di un'impresa dove abbiamo i soci che prendono le loro decisioni, fanno, dicono, e poi essenzialmente verticale, in cui c'è una pianificazione, si fanno le cose così, i dipendenti che ricevono l'informazione, vado molto semplificando, ricevono le informazioni e agiscono, e nel migliore delle ipotesi poi c'è un monitoraggio di quello che è successo e si rivede per il piano di pianificazione successiva. Un modello che non è stato buttato via completamente, ma è stato pesantemente integrato da questa idea di governance allargata, per cui, come vedremo, cioè quelle organizzazioni che sono interessate a muoversi in questo senso, per arrivare alla pianificazione non lo fanno solo in una stanza chiusa parlandosi fra i proprietari dell'impresa,
ma lo fanno consultando una serie di altri attori all'esterno, gestendo le informazioni che gli arrivano in un certo modo e pianificando poi di conseguenza. E lungo tutte le, diciamo, le fasi della propria attività tengono aperto un canale di comunicazione con i vari portatori di interesse. Questo, diciamo, lo vedremo poi in quello che andiamo a fare. Vediamo un po', in conseguenza di quello che ci siamo detti, cosa ci possiamo immaginare che facciano quindi le imprese? Cioè, questa roba che abbiamo detto, in che cosa va poi ad articolarsi? Va ad articolarsi, diciamo, in una serie di comportamenti che vanno a trasformare diversi ambiti dell'organizzazione e dei suoi asset, cioè dei suoi valori. Da un lato partiamo in realtà dal basso, cioè la governance, abbiamo visto che se preso sul serio, cioè se arriva fino in fondo, un approccio di responsabilità sociale d'impresa porta a rivedere la governance dell'impresa, e questo ha delle implicazioni importanti in termini di trasparenza, perché se io voglio autenticamente discutere con te, che sei il mio cliente, che sei il cittadino dell'area in cui io lavoro o altro, devo essere trasparente. Devo dirti che cosa sto effettivamente facendo. Se io ho scoperto di avere determinati impatti, te lo devo raccontare. Ti devo raccontare le cose belle e ti devo raccontare anche le cose brutte. E questo è un po' difficile. Oltre ad avere delle implicazioni importanti in termini di meccanismi decisionali. Perché aprire verso l'esterno significa naturalmente in qualche modo cedere dei pezzi di sovranità, se vogliamo. I ritorni sono importanti. I ritorni possono essere, per esempio, il fatto che l'interlocutore ricostruisce un rapporto di fiducia che magari si era spezzato. E questo, come dicevamo prima, in realtà ha un'importanza capitale su come gira l'economia in un periodo medio-lungo. Avere bruciato buona parte del capitale di fiducia che tante aziende avevano nel corso degli ultimi 20-30 anni è un elemento forte, importante della crisi che stiamo vivendo in questo momento. Quindi sono di nuovo cose che non si vedono la mattina dopo, però a un certo punto poi si vedono e il castello crolla dalle fondamenta. Un altro ambito è sicuramente quello delle risorse umane. Come dicevamo prima, un'organizzazione è fatta di persone, quindi tutto ciò che va a incidere sulla soddisfazione, sulle competenze, sulle capacità, sulla motivazione del personale sicuramente è importante, e quindi vengono messi, diciamo, in atto una serie di pratiche per facilitare questo tipo di aspetto, dalla formazione all'incentivazione di un certo tipo di comportamenti. Alcuni degli studi più recenti mostrano in maniera molto chiara che l'incentivazione è uno dei cardini per la effettiva realizzazione di una politica di responsabilità sociale d'impresa. E il resto lo sapevamo, diciamo, nella teoria dell'impresa tradizionale l'incentivazione è sempre stato un elemento essenziale. Se io dichiaro l'obiettivo X e dopo i miei manager li premio se fanno Y, innanzitutto probabilmente forse non è così vero che il mio obiettivo era X, l'ho dichiarato ma in realtà probabilmente volevo andare da un'altra parte. In più non mi posso aspettare che vadano verso X se io li premio quando vanno verso Y, no? Gestione ambientale è sicuramente un altro dei grandi pilastri, come dicevamo prima,
e quindi tutto ciò che va verso una maggiore sostenibilità ambientale, che a seconda degli ambiti può essere molto molto diverso, perché abbiamo imprese che hanno un impatto ambientale molto elevato, imprese che lo hanno meno, imprese che magari, come nel settore finanziario, hanno un impatto ambientale diretto relativamente basso, ma un impatto ambientale indiretto molto alto, attraverso, per esempio, il tipo di attività che vanno a finanziare. E quindi la considerazione o meno di parametri di tipo ambientale quando vanno ad erogare il credito. Ecco, io avevo pensato a fare alcune esercitazioni con voi. Adesso coglierei questo momento, non so esattamente che ore siano, okay, per fare intanto magari un giro di presentazioni, per dare anche un po' di spazio a delle domande, e poi vediamo se vogliamo lavorare un po' su questa prima ipotesi di esercizio, se magari vogliamo cominciare prima da una case history, vediamo un po' come preferiamo fare. Se vuoi partire tu, poi facciamo il giro, come se facciamo una breve presentazione, chi siete e cosa vi ha portato qui, o se siete uno degli organizzatori, mi sembra abbastanza evidente. Sono Francesco Romano e sono uno degli organizzatori dell'associazione SEI, quindi sto qua perché per questo. Sono Davide Di Muri, anch'io faccio parte di SEI, sono uno degli organizzatori. Sono Mino di Brindisi, fino a qualche mese fa ero un operatore dello sportello Informa Giovani del Comune, che purtroppo ha chiuso. Mi occupavo di orientamento e progettazione in particolare, essendo referente delle principali azioni di politiche, insomma, del lavoro e formative, anche entravo anche nelle scuole. Nulla, poi sono un giornalista e basta. Salve a tutti, sono Giuliana Nucci, mi occupo di sport, in particolare di management dello sport. Sono qui perché mi interessa sapere come poter intervenire nell'ambito della nostra realtà attraverso quello che è il mio settore, che è quello sportivo. Ho una società sportiva e lavoro nell'ambito della scuola. Ciao a tutti, sono Andrea Gelao, sono un consulente, mi occupo di processi partecipativi e anche un po' di queste tematiche, però vabbè, magari poi ne discutiamo dopo. Buonasera, mi chiamo Filomena Longo, io mi occupo di project management per il CNA di Brindisi. E sono venuta a questo seminario, a questo workshop, perché lo trovo molto interessante. Oltretutto sono degli spunti innovativi da poter utilizzare anche per rispondere a delle call sia europee, comunque con fondi anche nazionali e regionali. Volevo fare i complimenti perché siete tutti giovani, farvi anche l'in bocca al lupo, perché diciamo attività di questo genere non ce ne sono, e spero insomma che sia uno dei tanti appuntamenti. Sono Vito Amodio, lavoro per la Camera di Commercio di Brindisi, un progetto in partenariato con Google e Union Camere. Sono qui per vedere un po' di cosa si tratta. Purtroppo dovrò anche andare via a breve, quindi speriamo di poter fare qualche esercizio insieme. Bene. Vabbè, tu lui ha fatto già, si è già presentato. Grazie a tutti. Potremmo, se voi siete d'accordo, provare a immaginare un'organizzazione, cercare di capire insieme quali sono gli interessi su cui quell'organizzazione ha un impatto. Allora, potremmo, se volete, ragionare per esempio su un'organizzazione del settore sportivo, visto che ce l'abbiamo qui in carne e ossa. Poi magari possiamo fare dopo un altro esercizio su un altro settore invece. Ecco, allora,
Cerchiamo di, magari possiamo chiedere a lei se ci dice qualcosa in più sull'organizzazione, così la conosciamo un po' meglio e cominciamo a far girare un po' le rotelle. Grazie. Gli elementi che servono per un'organizzazione sì, sportiva? Una, diciamo, una breve carta d'identità su... La mia? Sì, sì, sì. Quindi più approfondita di quella che ho fatto sì, prima? Sì, sì. L'interesse del management dello sport è nato dopo essere stata molti anni nell'ambito dirigenziale di una società sportiva. Le ASD, quindi il settore no profit dell'ambito sportivo, per molti anni si è basato sul volontariato e sull'autoformazione. Al momento non è più possibile inventarsi nulla. È necessario assolutamente avere delle competenze operative e gestionali anche di gruppi sociali come sono appunto le società sportive. Motivo per cui ho pensato di approfondire questo ambito e quindi ho seguito dei corsi di formazione all'università, quindi mi sono laureata nella specialistica di management dello sport e al momento collaboro in un laboratorio dove ci si occupa di sostenibilità degli eventi sportivi, quindi l'impatto che un evento sportivo anche di grandi dimensioni lascia nell'ambito territoriale, sia come legacy, quindi come ciò che materialmente regala, e sia come risvolto di tipo sociale. Durante l'esecuzione dei grandi eventi sportivi viene valutato anche quello che è l'impatto di tipo ambientale e quindi con tutti i risvolti che può esserci, non so, come produzione di anidride carbonica, come non so, gestione dei rifiuti, eccetera. Per cui il management dello sport secondo me risulta estremamente importante come chiave da utilizzare in ambito sociale, perché si occupa di avere degli stakeholder anche giovanissimi, quindi che sono i nostri associati. È possibile fare a livello proprio capillare con i propri soci una formazione, una educazione all'essere consapevoli di quel che si fa, sia come fruitori di un'attività sportiva, ma soprattutto come elemento chiave, partecipante, di quella che è la gestione di una società, quindi un piccolo nucleo da cui si può effettivamente ampliare la visione per applicare quella che poi è la formazione dei valori in un ambito più ampio che è quello della società. Quindi mi fermo qui. Benissimo, grazie. Quindi diciamo, mi sembra che siano venuti fuori già alcuni elementi molto importanti, non so se siete d'accordo, cioè parliamo di società sportive, quindi che possono essere organizzazioni for profit o... Ovviamente io ho parlato di quelle... No, forse serve il microfono per chi è... Ho parlato di quelle no profit perché ovviamente le ASD sono delle realtà certo, che dal punto di vista locale sono quelle più certo, vicine a noi, assolutamente. Ma esistono ovviamente le società sportive profit che si occupano della gestione di tutte le attività professionistiche e diciamo che hanno bisogno di un approccio diverso. Certo. Ecco. Certo. Magari possiamo anche vedere un po' la differenza fra questi due mondi. Quindi parlando di società sportive parliamo comunque in ogni caso di impatti importanti sulla comunità come ci ricordava, quindi impatti positivi in termini di coinvolgimento, in termini di creazione di valori, quindi di alimentazione di una cultura di valori sul territorio, anche se vogliamo negativi in termini per esempio di impatto ambientale, soprattutto questo vale per i grandi eventi sportivi, chiaramente per i piccoli eventi
va sempre bene tenere presente il principio, però probabilmente l'impatto in termini quantitativi è di gran lunga inferiore. Quindi possiamo provare ad articolare un attimino intorno a questa cosa chi potrebbero essere quindi gli stakeholder di una società sportiva da questo punto di vista, quindi per gli impatti che produce nel territorio. Sicuramente ci ha già citato i giovani, sicuramente. Chi altri ci viene in mente? Parliamo di eventi che possono essere grandi o piccoli, quindi cerchiamo di, non pensiamo solo alla piccola squadra magari locale, ma potrebbe essere anche più grande, gli spettatori. Quindi di fatto sono, allora, se è un for profit i clienti, se no, vabbè, per il momento chiamiamoli gli spettatori, poi vediamo gli sponsor, benissimo. Esatto, gli enti locali e comunque le istituzioni. Eh sì, soprattutto se parliamo di strutture grosse, ci saranno anche dei lavoratori. Viene in mente qualcun altro che... sì, va bene, giovani e giocatori in generale, diciamo, e sportivi in generale. Comunicatori, perché si occupano di sponsorizzare l'evento su stampa, no? Sì, i media sono quasi sempre uno stakeholder di qualunque cosa al giorno d'oggi. C'è anche un'altra categoria che assume un'importanza forte, soprattutto sui grandi eventi che citava lei prima, che sono i fornitori. Per le piccole realtà hanno un'importanza vicina allo zero, ma per grandi eventi sportivi sono un elemento importante, se vogliamo parlare di sostenibilità di un evento sportivo. Ce ne saranno probabilmente altri, però direi che questa è già una mappa significativa. Va bene, allora, gli sportivi, quali saranno le loro aspettative verso un'organizzazione del settore sport? Diverse in base al target, va bene. Per esempio, i giovani che aspettative potranno avere? Oppure sono, non so, i professionisti invece i dilettanti? Proviamo ad articolare un po' chi sono questi sportivi e che cosa si aspettano. I giovani vorranno fare. Diciamo che li possiamo avere qui, questo vorranno vedere. C'è lì sto parlando. Non si sente, no? No, non è quello che poi non... Siamo online, siamo. Grazie. Prego. Mi vengono in mente altre... Divertirsi, i ragazzi. Ah, scusa, divertirsi. Divertirsi tutti, credo, questo. Sì, oddio, ah sì, dilettantistiche sì. Comunque, no? A livello professionale non so. Qualcuno non si diverte dai professionisti. Spero sia un po' il rilancio. Avere delle opportunità, quindi si apre. Sì, si apre un mondo con delle opportunità, sì. E questo vale probabilmente soprattutto per chi lo fa, sì. Sport. Ok. Mi viene in mente qualcos'altro di importante su questi intanto. Anche restringere. Stringere amicizie, relazioni. Passatemi l'espressione socializzata.
Socializzare, sì, no, probabilmente è meglio socializzare. No, giusto per usarne una che vada bene per tutti. Ok, va bene. Proviamo ad andare su un altro, vediamo se ci viene in mente qualcos'altro. Gli enti locali, per esempio, o le istituzioni. Essere eletti. Quindi che cosa si aspettano? Cioè, potrebbe non essere tanto lontano dalla verità, ma che cosa si... Quindi, rispetto a una società sportiva, che obiettivo hanno? Quello di mostrare che sono interessati al territorio, comunque allo sviluppo di quella che la è una... Di una... Sì, sì, no, è solo così, è crudo. Solo questo? No, ovviamente, cioè, immagino sia quello di sviluppare quelle che sono le potenzialità del territorio, si presume che debba essere quello, cioè, uno degli obiettivi. In teoria, a livello ideale, promuovere uno stile di vita sano. A livello teorico. O anche adempiere, non so, penso un po' alle direttive un po' che arrivano dall'Unione Europea, adempiere anche a dei compiti imposti dall'altra istituzione un po' più grandi. Ok. Delle? Diciamo in generale contribuire alla promozione di... è un po' questo, contribuire allo sviluppo delle potenzialità del territorio alla fine, forse. Cioè... Sì, con una leva anche di tipo normativo, giuridico, però è l'obiettivo poi un po' quello lì. Hai preso il gelato per dire qualcosa? Io faccio il balletto. Ah, ok, fai il balletto, va bene. Ci viene in mente qualcos'altro? No, io volevo far parlare voi perché... Beh, come enti locali sicuramente rispondere alle esigenze di attività ricreative legate a quelle che sono le esigenze delle famiglie, perché le famiglie non le abbiamo considerate lì fra gli stakeholder, ma sono estremamente importanti, soprattutto quando si parla di giovani. Quindi gli enti locali devono rispondere alle richieste delle esigenze delle famiglie, quindi di quelle che sono le attività ricreative, formative dei ragazzi, che attraverso lo sport diventano in parallelo con la scuola i due cardini su cui si fonda la cultura dei giovani. Infatti, secondo me questo è uno degli elementi proprio chiave di questo settore. Forse un elemento che li differenzia tanto rispetto ad altri, rispetto a un'impresa che si occupa di fare conserve di pomodoro, che va benissimo, però non ha questa componente immediata, diretta. Qui c'è un elemento molto forte, molto diretto su questo punto, un'aspettativa molto pressante. Okay? Cioè, se dovessimo fare una scala da 1 a 10, in cui 1 è il massimo, probabilmente questa qui sta al massimo a 2, mentre ce ne sono altre che ci sono, però vabbè. Quello di cui parla lei è soprattutto sicuramente quello dilettantistico o quello delle giovani leve, diciamo. È un po' diverso, infatti se volete poi lo possiamo fare, secondo me è interessante. Il discorso invece dello sport professionistico, a maggior ragione quello di alto livello, delle prime serie, diciamo, delle prime... Ok, proviamo magari a prenderne ancora di questi qui, non li facciamo magari tutti, però potremmo prendere gli sponsor, che sono forse uno stakeholder molto diverso da quello che abbiamo citato fino adesso,
qual è l'obiettivo di uno sponsor? Perché io che sono lo sponsor di questo, di un evento sportivo, adesso per ora rimaniamo sull'evento sportivo, non mega evento eccetera, perché dovrei fare da sponsor? Perché lo faccio? Comunque il fatto della visibilità è presente anche in quel caso, perché salvo rari casi di elargizione volontaria per benevolenza nei confronti liberalità, perché magari lo sport della tua infanzia, perché ti piace in maniera particolare, quasi sempre per attirare clienti, per far vedere che si è presenti. Infatti le organizzazioni più strutturate, le aziende tendenzialmente, comunque le organizzazioni più strutturate, fanno una netta distinzione fra sponsorizzazioni e liberalità, che poi a volte si esprimono nella stessa cosa, per te che guardi il marchietto messo su una cosa, ma sono addirittura due uffici che se ne occupano con logiche completamente differenti, perché la sponsorizzazione afferisce al commerciale, al marketing, e comunque è un modo per promuovere l'azienda, in quanto indiretto possa sembrare. La liberalità ha delle logiche completamente differenti, è un dono. Quindi sono proprio, portano... Solo che le cose in un certo senso a volte si sovrappongono, cioè parlo per esperienza così visiva, proprio basilare, sì. Nella sponsorizzazione a un museo, in realtà rientra nell'ambito della liberalità a scopo culturale, però poi si mette comunque il marchio sul banner o su tutte le comunicazioni istituzionali. Sì. Comunque è un mezzo per veicolare quello che è il proprio marchio. Quindi lì la cosa è, o le fondazioni. L'associazione culturale che sponsorizza, passatemi questo termine, un museo è comunque fondamentalmente il caposaldo è la cultura e la promozione di questa, quindi penso che comunque la condivisione di intenti sia anche nella sponsorizzazione. Un'azienda può sponsorizzare un evento laddove però quell'evento può essere la massima rappresentazione del proprio ideale imprenditoriale. Ecco, sì. No, questo esiste assolutamente ed è uno delle grandi logiche, insomma, delle grandi organizzazioni, però. C'era, vorrei dire forse qualcosa lei. No, non sempre così, perché l'interesse economico a volte va al di là di quello che è la comunione di intenti. Basta vedere Londra 2012, abbiamo avuto la McDonald's come sponsor, come main sponsor, che non ha nulla a che fare con uno stile di vita sano, considerando che i fast food smerciano cibo assolutamente non sano. Nonostante tutto, ha rappresentato proprio il main sponsor della manifestazione, con grandi critiche da parte dell'opinione pubblica. E come ha risposto l'azienda? Ha risposto con quella che è una campagna verde. Cioè praticamente si è ridisegnato uno stile un po' più salutistico, infatti adesso nel menu che c'è anche la pasta italiana, per cui non sempre quindi, ecco, ed è solo una necessità di tipo economico, e quindi anche l'adattamento della propria governance cambia a seconda di quelle che sono le esigenze economiche. Per cui, poiché la McDonald's ha visto che l'ambito economico sportivo era particolarmente appetibile, perché facciamo solo un'indagine italiana, abbiamo 34 milioni di praticanti lo sport, e se lo facciamo a livello mondiale vediamo quindi gli spettatori che seguono le Olimpiadi con i numeri di atleti e tutto quello che è il contorno di una grande manifestazione come possono essere le Olimpiadi, immaginate che parliamo di grandi numeri, per cui la McDonald's ha pensato bene di fare quindi un restyling del proprio marchio. Adesso quindi anche i suoi store sono cambiati come colore, hanno dei colori più sul verde, più sul marrone, mentre prima erano totalmente giallo e arancio. Quindi diciamo che un'azienda si adegua anche a quelle che sono le esigenze del mercato. Sì. La differenza tra sponsorizzazione e
e liberalità riguarda anche una questione di investimento. Esatto. Se una liberalità tu concedi dei prodotti per cui tendi ad investire di più su un prodotto pratico, nella sponsorizzazione invece cerchi un po' di investire sull'immagine volendo, e forse c'è un meno investimento. Allora, in alcuni casi può essere vero, teniamo presente però che la liberalità può essere anche in denaro e può essere anche costituita da grosse somme di denaro. Quindi in alcuni casi è corretto quello che tu dici. Allora, in un certo senso sono vere tutte le cose che avete detto, come dicevamo all'inizio, il mondo insomma, è un po' pieno di grigi, quindi quando poi ci stacchiamo dal concetto e andiamo nella pratica troviamo tutte queste contraddizioni. È vero sicuramente che c'è l'elemento simbolico che vale sia per la sponsorizzazione che per la liberalità, perché diciamo un approccio maturo ai temi della sponsorizzazione, della liberalità, diciamo della gestione del marchio in generale, passa sempre per la definizione di linee guida rispetto all'uso che si fa di quel marchio e quindi a un ragionamento intorno all'immagine e quindi un ragionamento intorno ai valori, perché che poi si razzoli male, che è un'altra storia e che purtroppo esiste molto molto fortemente, il punto è che chi si occupa di far girare il marchio, diciamo, nelle sue varie forme, si occupa di valorizzare un certo tipo di immagine. Immagine che fa riferimento sempre, inevitabilmente, a dei valori, che sono quelli che quell'impresa professa di seguire. Dopo andiamo a vedere se lazzola male. Questo quindi c'è una matrice sui valori sicuramente, poi però questa si articola in tanti modi diversi, intanto su un argomento che ci toccherà molto da vicino dopo, che è come passiamo da questi valori a pianificare l'attività strategica dell'impresa, e passa anche attraverso la scelta per esempio di chi sponsorizzare e chi no. Noi sappiamo bene che nella pratica succede anche semplicemente che c'è una relazione, un'amicizia, una conoscenza, per cui magari a volte si coglie l'occasione sia per le sponsorizzazioni che per le liberalità. Da un punto di vista però, diciamo, di pianificazione strategica, la sponsorizzazione ben realizzata è quella sponsorizzazione che fa sì che il marchio giri in modo da valorizzare una certa immagine e quindi una serie di valori. Ma lo fa legato allo sviluppo commerciale, quindi lo fa se nella misura in cui in quel momento ha senso rimarcare un certo tipo di immagine, e lo fa nella misura in cui questo ha senso. Quindi per esempio una cosa insomma è importante per chi si occupa di attività nelle organizzazioni non profit, come qua ci sono diverse persone che fanno e che continueranno a fare. A volte si fa l'errore, per esempio, di voler coinvolgere come sponsor in un'iniziativa un'azienda che è completamente su altri binari. Allora, in alcuni casi può funzionare, perché nella pratica a volte funziona che, come dicevo prima, per delle relazioni le cose vanno in porto lo stesso. Però in molti casi non funziona, perché un'impresa, per esempio, ha necessità, per esempio, di un interlocutore di visibilità nazionale, e magari noi siamo una piccola organizzazione non profit che invece avrebbe più chance a livello locale, o viceversa. Oppure un'azienda è interessata a promuovere la propria immagine come azienda green, e noi andiamo a proporle un'iniziativa che magari è anche positiva, però magari si occupa invece di questioni sociali che non sono coerenti con quello che quell'immagine, che quell'azienda vuole fare in quel momento. Quindi adesso ne parlo un po' perché è venuto fuori l'argomento nella concretezza, e adesso mi rendo conto che non è il focus di quello che andiamo a fare oggi, però sono argomenti secondo me interessanti, e per questo volevo parlarvi 2 minuti di un, diciamo,
uno strumento sul quale ho lavorato un po' e che mi sembra vi potrebbe interessare. Vi sto proiettando le slide di un altro seminario in questo momento, che si chiamava significativamente Pecunia non olet, punto di domanda, ed era dedicato allo strumento del rating etico dei donatori, cioè le organizzazioni non profit più grosse, quelle più importanti, anche onestamente con più strumenti a disposizione, ma anche con quindi un rischio reputazionale molto elevato, hanno deciso negli ultimi anni di dotarsi di un'analisi, per cui se io ricevo un'offerta di donazione o voglio andare a coinvolgere un'azienda, prima faccio un rating etico di quell'azienda. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho definito una serie di criteri, parametri, principi, indicatori, poi il sistema può essere molto articolato se parliamo di un'organizzazione non profit come UNICEF, per esempio, o come ActionAid, come grandi organizzazioni non profit. Comunque ho sostanzialmente definito una... vediamo se abbiamo qua una... ecco, uno schema logico per cui dice: io sono un'organizzazione non profit che si occupa di diritti umani, per esempio. Allora, ci saranno alcuni settori imprenditoriali con i quali io non posso avere a che fare, punto. Con chi produce armamenti io non posso avere a che fare, punto, basta. Ok? Ci sono invece degli altri settori che probabilmente sono più ambigui, e su questi ci fermeremo fra un attimo. Altri settori che invece sono cosiddetti green, cioè semaforo verde, vai tranquillo, non c'è problema. Quelli gialli sono quelli dove il rating diventa più importante. Perché? Allora, io mi occupo di diritti umani, viene da me una grande azienda che si occupa di un'attività del tutto legittima, come può essere, non so, quella di gestire una catena di ristoranti, per esempio, in tutto il mondo, dice: ma facciamo una campagna insieme, oppure io vado a cercarmela, o dico: mi piacerebbe associare il mio marchio a quello di quella grande azienda, ma ci guadagnerò oppure alla fine andrò a legare il mio nome, a fare un patto col diavolo, fra virgolette, cioè per quello che è la mia missione. Come faccio a saperlo? Essendo un'organizzazione con degli strumenti a disposizione, faccio un'analisi e vado a vedere come quell'azienda, oppure la commissiono, come quell'azienda si muove su una serie di questioni che per me sono molto rilevanti. Quindi parliamo di identificare dei temi che sono di responsabilità sociale, come dicevamo prima, e che vengono di solito codificati all'interno di protocolli, grandi framework di normazione, come possono essere le norme dell'ILO sui diritti dei lavoratori, come possono essere le convenzioni internazionali sui diritti umani, come possono essere il Global Compact, che è questo grande framework per la responsabilità delle imprese. Insomma, sono tante le fonti dalle quali io posso andare a ricavare dei principi che siano più o meno universalmente condivisi. Diciamo che l'aspirazione utopistica è quella che siano universalmente condivisi. Diciamo che se una norma l'ha approvata l'ONU, posso dire che più o meno la condividiamo più o meno tutti. Li traduco in criteri di valutazione e li peso. Per cui qui vi ho fatto un esempio di alcune aree di indagine. Per esempio, se io sono un'organizzazione che si occupa di diritti umani, per me tutto quello che ha a che fare con i diritti umani è ovviamente fondamentale, avrà il peso massimo a cui io posso pensare. Quello che ha a che fare con le risorse umane avrà un forte peso. Quello che ha a fare con l'ambiente è importante, ma in realtà
per me lo è meno, perché comunque io mi occupo di diritti umani. A volte poi le cose sono molto collegate, però devo comunque dare una priorità. Probabilmente mi occuperò meno di clienti e fornitori. La corporate governance mi interesserà più che altro in chiave di trasparenza. Se io invece fossi un'organizzazione ambientalista, cambierei molto l'ordine dei fattori, per cui mi interesserebbe moltissimo l'ambiente, mi interesserebbero moltissimo le reazioni con i clienti e i fornitori, mi interesserebbero meno le risorse umane. Okay? Questo anche per farvi capire, e poi lo andiamo a vedere applicato all'ambito di cui ci stavamo occupando in senso stretto, per farvi capire che non c'è, e questa è una delle specificità della responsabilità sociale d'impresa, non c'è una cosa che è giusta o sbagliata in assoluto. Questo è un po' il salto anche fra la sostenibilità dello sviluppo e la responsabilità sociale d'impresa. Cioè, in questo passare da una teoria di origini biologiche e biochimica a una responsabilità sociale d'impresa, che è una teoria di carattere sociologico e economico, passiamo da una legge che viene definita, diciamo, in base a dei parametri di tipo scientifico, a qualche cosa di relativo. Okay? Quindi io non posso dire in assoluto che una determinata attività non è socialmente responsabile. No? Lo posso dire in base a quelli che sono i miei valori. Allora, se per me, arrivo subito, se per me le pari opportunità fra uomini e donne sono un valore, allora vado a verificare se l'organizzazione con cui ho a che fare rispetta questo principio. Ne è un esempio lampante il fatto che, per esempio, in alcuni paesi dove per cultura non si concepisce la parità fra uomini e donne, penso per esempio ad alcuni paesi islamici, questo criterio non viene minimamente preso in considerazione, neanche dalle agenzie di rating. Okay? Mentre in Svezia, se provi a non farlo, ti vedono in faccia. Okay. Prego. Quindi questo significa che, secondo questa idea, diciamo, questo significa che nella questione della responsabilità sociale dell'impresa cambia anche in base un po' ai tempi che si vivono. Assolutamente. Così, okay. Assolutamente. Infatti, 15-20 anni fa, parlare di responsabilità sociale d'impresa era diverso da oggi, cioè quello che ci si diceva era in parte differente da oggi, e soprattutto diciamo il modo in cui lo si realizzava era molto diverso, però sì, cioè al mutare dei soggetti, responsabilità sociale d'impresa è possiamo dire che è una uno schema relazionale, diciamo, essenzialmente, che ha alcuni capisaldi che abbiamo cominciato a vedere e continueremo a vedere, ma non ha di per sé la risposta in termini contenutistici. La risposta viene costruita in maniera dinamica dagli attori in gioco mattina dopo mattina, anno dopo anno, decennio dopo decennio. Prego. No, probabilmente ha risposto Durante, proprio l'esistenza di caposaldi era la questione che mi interessava, nel senso che magari l'esempio è estremistico, le donne in Arabia Saudita, però non ci sono dei principi guida stabili per tutte le culture, perché altrimenti rischiamo, certo, di relativizzando al massimo anche di sminuirne quello che è il valore, perché magari in Italia va bene quello che normalmente si usa fare in Italia, in Francia quello che normalmente si usa fare in Francia, certo, in Arabia quello che... Chiaro. Allora, dal punto di vista concettuale, no. Non esiste alcun paletto. Ok? Però è un caso di scuola. Nel senso che, come dicevo prima, cioè un certo diritto, una certa aspettativa, un certo principio, valore, lo prendo in considerazione se c'è qualcuno che me lo porta avanti. Okay? Quindi in linea puramente teorica, se nessuno fosse interessato a
la sopravvivenza dei bambini, sono cattiva veramente volutamente, quello non sarebbe un valore e quindi ben vengano le bombe che scoppiano a destra e a sinistra. Okay? Ovviamente non è così nella pratica, perché c'è un substrato di grandi principi che si può dire che sono ormai universalmente condivisi, o quantomeno condivisi all'interno della stragrande maggioranza dei contesti in cui andiamo a operare con questo tipo di strumenti. Quindi sono proprio quelle, diciamo, questi temi di responsabilità sociale di portata universale che dicevamo prima. Quindi è molto, molto, molto difficile, oserei dire impossibile, che si verifichi il caso in cui c'è una società che non rispetta in alcun modo il diritto a vivere di un bambino, per esempio, no? Oppure credo che non esista una società dove per principio non si riconosce la convivenza pacifica come un caposaldo per lo sviluppo di quella comunità. Okay? Quindi sono grandi principi che in ogni caso possiamo ritrovare praticamente ovunque. Andando un pochettino più in basso, abbiamo dei principi che sono appunto quelli sanciti dalla maggior parte delle grandi convenzioni internazionali, protocolli internazionali, dei grandi enti che citavamo prima, che anche quelli sanciscono dei principi che sono o universalmente condivisi o affermati da un numero sufficiente di paesi da indicarli come meta per tutti. Quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in realtà mentirei se dicessi che è universalmente osservata da tutti, però è stata riconosciuta, cioè i principi che ci sono lì dentro sono stati riconosciuti come validi da un numero sufficientemente elevato di paesi potenti, da far sì che siano considerati, diciamo, l'obiettivo verso cui tendere per tutti. E quindi noi che siamo dei poveri consulenti, piccoli imprenditori, piccoli operatori, ci rifacciamo a quello e ci mettiamo in cammino verso quella strada lì. Un attimo solo, credo che fosse prevista più o meno a quest'ora un attimo di pausa, o se vuoi fare l'ultima domanda forse ci sta, sì. Se vogliamo, diciamo, la responsabilità sociale di impresa collegata più a una questione sociale è un po' più a livello un po' più relativi rispetto a quella, per esempio, ambientale, dove là ci sono dei dati scientifici di base, quindi o è così oppure sì. Simone? Sicuramente è così. Per quanto quella relatività possa essere sicuramente ridotta in tanti casi, perché anche in campo sociale, come sappiamo, esistono le rilevazioni, esistono tante cose, però la forma mentis è un po' quella, cioè di solito in campo ambientale scientifico si tende a fissare un paletto preciso, per cui è abbastanza ovvio dire, va bene, allora se le emissioni di CO2 superano X, sì, no, va bene, non va bene, no? Ecco, è un approccio un pochettino grezzo, sicuramente chi lavora ad alto livello, a livello scientifico, ci può dire anche che poi non è proprio così, però diciamo che l'approccio che si utilizza a livello anche aziendale tende a operare in questo modo, cioè sopra X emissioni non va bene, sotto X emissioni va bene, mentre è molto più difficile dire sopra X di stipendio non va bene o sotto X non va bene, no, è molto molto più sfumato il parametro in quell'ambito, cioè sarà questo che volevi dire, sì, sicuramente sono molto più sfuggenti i confini. Anche se poi appunto dal punto di vista logico, cioè in realtà anche nella scienza come siamo abituati a considerarle,
tutto è molto più relativo di quanto forse non crediamo, e vabbè, però sì, ecco, dal punto di vista pratico molto spesso in ambito scientifico hai un parametro di riferimento, sopra o sotto va bene, non va bene, in ambito sociale molto più difficile avere un parametro di questo tipo. Va bene, io intanto vi ringrazio per questa prima parte della vostra attenzione e facciamo 10 minuti di pausa? Va bene.